Anche già da questa mattina ha festeggiato la giornata europea dello sport. Come in tutte le piazze d'Italia si è svolto un flash mob, tutto rigorosamente in contemporanea, dalle 11 alle 11.04. L'iniziativa porta la firma dell'UEG, l'Unione Europea di Ginnastica. In città la manifestazione è stata promossa dalla Gymnastic Club di Walter Micicchè. Quando si tratta di sport la cosa più bella sia stare insieme e collaborare, perché lo sport nel senso più bello del termine è condivisione, formazione, crescita e gioco di squadra. Noi della SNUPI, diretta appunto dal professore Massimo Catalano, abbiamo partecipato quest'estate alla settimana organizzata dall'ASI e anche stamattina, in merito a questa bella manifestazione, ci siamo, perché quando si parla di sport è giusto che tutte le associazioni sportive della città si uniscano. Oggi è una grande occasione per Gela, per le associazioni sportive gelesi, entrare in un circuito internazionale appunto della Settimana Europea dello Sport. Abbiamo avuto naturalmente una grande partecipazione delle associazioni e un grazie va soprattutto al promotore di questo flash mob, che è Walter Micicchè con la Gymnastic Club. Anche Gela, anche la Sicilia, come nazionalità italiana, è scesa in piazza partecipando all'iniziativa dell'UEG, Unione Europea di Ginnastica. Oggi si finisce in qualche modo la settimana europea dello sport e qui proprio in piazza Gela siamo scesi con questo flash mob. Verremo messi all'interno del circuito di questo mega evento europeo e quindi lo possiamo trovare nel web. E comunque era un modo per condividere insieme a tutti i colleghi che facciamo parte di questa associazione che è l'ASI, che fa capo Salvatore Spinello, che ci permette di poterci unire in un unico gruppo e portare avanti ciò che più amiamo, che è lo sport. Anche il nostro maneggio PEG Lago Biviera è presente anche in questa occasione, proprio per promuovere lo sport in generale e nel particolare l'equitazione, dove appunto il nostro obiettivo è quello di dire: lo sport fa bene, lo sport è importante per crescere, cerchiamo di avvicinare questi bambini e questi ragazzi allo sport.